Allora, eccoci con un nuovo video. Sì, ho cambiato colore di capelli, sto cercando di diventare, ve l'avevo già detto, bionda ma tendente al bianco, quei biondi molto freddi. Stiamo però facendo tutto gradualmente perché ho già provato una volta a fare tutto insieme ed è stato un disastro più totale. Sono dovuta arrivare a tagliare il capello corto proprio per quel motivo lì, quindi questo colore che ho adesso non mi fa impazzire, però ripeto, piano, tanto il tempo passa in fretta e sicuramente passerà anche questa fase qua, ma non importa, però volevo precisarlo perché magari qualcuno può dirmi: oh Fede, come stai bene? Oh Fede, come stai male? Oh Fede, cosa hai fatto in testa? Oh, comunque la situazione è questa. Allora, in questo video qui vi voglio parlare di una scoperta che ho fatto da pochissimo. È una scoperta che mi ha fatto fare mia sorella Alessandra. Ero praticamente sotto casa, stavo parcheggiando la macchina quando arriva un messaggio vocale di mia sorella. Lo ascolto e in questo messaggio vocale diceva: vai assolutamente alla Lidl perché è arrivato un lavapavimenti, quel famoso lavapavimenti che cercavamo da tanto tempo ma che non trovavamo. Così cosa ho fatto? Retromarce, mi sono fiondata alla Lidl e l'ho acquistato. Allora, di che cosa si tratta? Si tratta di questo oggettino qua. Allora, è una lavapavimenti, lo voglio chiamare così, che vedevo in tantissimi video di ragazze americane, ma in questi canali americani veramente lo vedevo a chiunque e mi attirava da matti. Mi attirava l'idea di questo oggetto che lava i pavimenti senza filo e soprattutto molto veloce. Così mi sono fiondata appunto alla Lidl, l'ho acquistato, sono arrivata a casa, l'ho aperto e l'ho subito provato. È davvero fantastico, è davvero formidabile. Io ho la qualunque per lavare i pavimenti, cioè la lavapavimenti della Folletto, ho la scopa a vapore, che tra l'altro è uno di quei video che dovrò fare per quanto riguarda la scopa a vapore, perché vi voglio proprio fare un video sulle differenze che ho riscontrato fra la lavapavimenti della Folletto e la scopa a vapore, due oggetti totalmente diversi ma che vi voglio raccontare. E questo qua è ancora una cosa totalmente diversa perché è davvero una lavapavimenti molto molto semplice, pratica, veloce e soprattutto economica, perché non ho tenuto la scatola, l'ho subito buttata per evitare di avere troppo caos in casa perché già ne ho parecchio, e mi sembra di averlo pagato sui 12 euro, quindi davvero davvero pochissimo. Ripeto, è un oggetto che ti fa risparmiare tempo. Io lo utilizzo non per le grandi pulizie, quindi non lo utilizzo al sabato quando faccio la pulizia completa della casa in maniera un pochino più profonda, la utilizzo normalmente alla sera. Ho iniziato a utilizzarla alla sera dopo cena quando vado a passare l'aspirapolvere e allora do una passata veloce in tutta la casa. Mentre mi si è staccata la telecamera, quindi devo cercare di riprendere il film dove vi ho lasciate, ma non mi ricordo più. Comunque è un oggettino che utilizzo veramente per velocizzarmi, per accelerare i tempi, perché è davvero super 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 pratico. Poi questa cosa che non ha il filo è davvero comodo perché voi potete girare per casa con questa cosina qua senza avere il filo che vi ingombra, quindi andate sicuramente più veloci. Allora, cosa vi serve fare? Davvero semplicissimo, basta togliere questo botticino qua, inserirci dell'acqua all'interno e poi andate a mettere il vostro prodotto preferito per pulire i pavimenti. Io, avendo un grass porcellanato che in questo periodo faccio fatica a trattare perché mi rimangono sempre le macchie,
ho lasciato un pochino da parte tutti i detersivi, i classici detersivi per il pavimento, tranne quello della linea Pupulito, che forse fra tutti è quello meno invasivo, quello con cui mi sto trovando un pochino meglio. Comunque, chiusa la parentesi, all'interno di questo botticino sto andando a mettere ultimamente un po' di ammoniaca profumata, quindi acqua, un goccino di ammoniaca profumata e poi iniziate a pulire la casa. Allora, andate a mettere qui dove c'è questo affarino qua il vostro panno, e sinceramente all'interno della scatola ce n'erano in dotazione due panni, quindi una genialata. Io ne utilizzo uno, poi lo lavo a mano e utilizzo l'altro, quindi sono comoda con due. Il panno è così, è il classico panno per pulire, come quello ad esempio della scopa a vapore, molto simile. Voi andate ad applicarlo e iniziate a pulire la casa. Per pulire basta semplicemente schiacciare qua, vedete c'è questa maniglietta, basta schiacciarla qua e l'acqua uscirà da questo foro che c'è alla fine di questa lavapavimenti, da dove esce l'acqua a spruzzo, e non vi resta altro che passare la vostra lavapavimenti, quindi spruzza e lava, spruzza e lava, spruzza e lava. È davvero una un oggetto formidabile. Sono stata contenta di averla acquistata perché costa veramente poco, potete trovarlo anche su internet. Io questa qui ce l'ho già da un pochino di tempo e la sto usando già da un mesetto e lo uso praticamente tutti i giorni ed è come nuova, quindi sono stata super felice di averla acquistata. Ve la straconsiglio. Se l'avete già provata, fatemi sapere come vi trovate. Se non l'avete ancora provata, magari acquistatela, perché a un prezzo così diciamo che si può fare ed è davvero, vi fa risparmiare tempo e poi è graziosa, è pratica, veloce e davvero davvero top, topissima. E basta, io con questo video vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Voglio ringraziare tutte le nuove iscritte e i nuovi iscritti, vi mando un grosso bacio e do appuntamento al prossimo video. Ciao!